Stasera sul gonnellino perché sono ammalata e faccio poca fatica. La prima lezione sarà metà pianura e metà salita. 110 pedalate al minuto e 55 pedalate al minuto. Nel primo pezzo faremo dei richiami, quindi lavoreremo prima con una gamba, poi con l'altra e poi con tutte e due, 3 minuti. La zona sarà sempre la zona 4, poi qui faremo un cambio ma rimarremo sempre in zona 4 con le 55 pedalate. Vai Piero! Facciamo girare... Piero! Piero, non funziona! Hai fatto il giro caramelle? Non funziona! 2 giri! Prova a vedere se magari si è staccata un po'. Sono malata! Ma sei tu che hai fatto tutto, Piero, eh? Io mi fidavo di te. Non c'è più da fidarsi del Piero. Ormai è già a vacanza. I minuti di riscaldamento erano 5. Qua. 3, 2, 1, chiudo. Poco. Pedalate 100 al minuto. 3, 2, 1, su, leggeri, leggeri. Qua, 3, 2, 1, giù. Cosa c'ha il Piero oggi? Tutto per non pedalare. Mantengo il ritmo. Qua. 3, 2, 1, su. Giù. 4, 3, 2, 1, su. 4, 3, 2, 1, giù. È una bambolina. Mi sono incastrata tra i fili. Ci siamo scaldati? Siamo in zona 3. Stasera non abbiamo l'OMA, però abbiamo il donato. Ok, chiudo. Puntiamo la zona 4. Puntiamo l'85% e inizio.
inizio a lavorare con una gamba e prendo il ritmo. Un minuto. Now 110 le pedalate al minuto. Guardate che io non farò fatica, ma voi sì, perché io sono malata. No, però mal di gola, raffreddore, tosse, orecchie tappate. Anche tu? Chi è ammalato lo dichiari adesso o mai più? No, Mauri, non è vero. Adesso tutti. Ok, cambio gamba. Ritmo. Meno male che non c'è l'Omar, perché non riesco a gridare. Alessandro, come ti vedo bene oggi? È come se fosse in prima fila. Ok, un minuto tutte e due. Pedalo, pedalo! Il giro lo ripetiamo 3 volte, eh? Mi concentro, cerco di utilizzare la stessa forza con tutte e due le gambe. Ancora 15 secondi. Subito ritmo con la destra. Lavoro di più con la destra. Mantengo. Nascosta dal Gottardo, chi c'è? La Maura. Proprio non ti vedo lì dietro. Vedo un piede. Anche la Samantha. Ci siete, bene. Quindici secondi ancora. Mantengo il ritmo e cambio sinistra. Tizi, rimaniamo 10 minuti in sella, fa niente. Sicuramente. Ma siete in zona 4? No, ma il Federico poverino sta male. Come no? Mi avevi detto di sì. Bravo. Se non sei malato, e allora stringi.
10 secondi. E tutte e due. Mi concentro. Cerco di tirare e spingere ugualmente. Ancora 30 secondi. Siete all'85%? Come no? Perché non ho voce per quello? Chiudete! No? Ma è chiuso, Wanda? Chiudi di più? E destra! L'ultimo giro, 110 pedalate al minuto, gamba destra tiene il ritmo. Il Davide ha cambiato l'outfit, è sempre fluorescente, ma meno rispetto all'altra volta. Più sobrio, che così magari ti noto di meno. Poi c'è anche questo gioco di colore, che anche lui ce l'ha uguale a te la maglietta, quindi cambio sinistra. L'ultimo pezzettino. Mantengo il ritmo. Non rallento. Trenta secondi ancora. Pedalate al minuto, zona 5, zona 4, 5 no. Male Piero, non dirmelo. Tutte e due. Tutte e due, tutte e due. L'ultimo minuto e poi si cambia ritmo. Concentratevi, cercate di bilanciare la pedalata. Venti secondi. Dieci. Chiudo. Le pedalate diventano 55 al minuto, ma la zona rimane quella lì. Ciò vuol dire che bisogna chiudere tantissimo. Avete chiuso tantissimo? Vedete che non ci sono flessioni nella curva, nella retta lì, nel piattone. Ciò vuol dire che secondo me dovete chiudere ancora un goccio. Anche il Federico mi dava ragione.
seguendo il ritmo. E salgo walk. Pedalata al minuto 85%, la resistenza deve essere importante. Avete il fiatone? Donne, avete il fiatone? Poco. Perché devo chiedere alle donne? Sapete che devo rivolgermi espressamente a loro. Avete il fiatone? Poco, abbastanza. Il Davide ha avuto un incidente di percorso? Hai forato? Sì, adesso che siamo fuori sella, hai chiuso tanto? Oh no. Ah, ok. Il giusto sarebbe tanto, giusto. Quindici secondi ancora. Ma non mi siedo. 3. Volete chiudere ancora un goccio? Ma sì, chiudete. No, non potete dir di no. Concentratevi sulla pedalata, tiro e spingo anche da qui. Due minuti e mezzo. Forza sui pedali. Tanta. Sam, tutto bene? Anche la Sam non sta bene? È giustificata. La Greta no, non è giustificata. Sì, perché lei prende gli integratori giusti, non quelli farlocchi che passa meno. E poi mi dice, vedremo fine stagione, vedrai, non ti ammalerai mai, mai. Tantissimo, tu non sai quanto soffro. Vero Piero? Ha notato anche il Piero, da quando prendo gli integratori sembra ammalata. No, no, li prendo sempre. Puntualissima. Un minuto. Se avete un evento a cui volete mancare e non volete partecipare, prendete gli integratori della Greta. Sì, sì. Un po' come l'Omar, no? Seguo prenderli, perché magari hanno un effetto ritardato, un
rilascio lento, molto lento. Mi siedo, stessa resistenza. Bravo Federico, se fai così vuol dire che hai chiuso tanto. Bravo. L'unico che mi ha fatto gestacci. Forse Gottardo voleva farmeli ma non ha tanta confidenza. Adesso il Donato fa finta. Guardate che fa finta. No, fai finta di avere la pedalata macinosa. Così. Sì, 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 vedo, eh. Ha dato un'occhiata al Federico, ha visto che pedalava con fatica e allora ha deciso di copiare la pedalata. Com'è? 55 pedalate al minuto, 85%? Siete sicuri? Marco? Bravo, ma del Marco mi fido. Perché è diligente. Al cardio di Omar? Un minuto ancora! E poi si chiude e si sale in tre. Per l'ultimo pezzettino. Fatica da 1 a 10, 8 e mezzo, 8 e mezzo. 30 secondi. Ok, chiudo. Aspettiamo il ritmo. E su, 3 minuti da adesso. Forza sui pedali. Tanta. Sei poca, basta chiudere. Facile, facile. Fatica tanta, forza sui pedali tantissima. Paolo, tutto bene? Che sei un po' nascosto? Bene. Mauri, tutto bene? Tutto bene? Sta parlando. Cosa ti dice?
tutto bene? Stai facendo fatica? Quanta? Tanta? Bene. Un minuto! Davide, più brillante! Ecco, così mi piace di più! Perché l'altra volta aveva lo sguardo fisso, oggi si guarda in giro! Non so se sta spiando la fatica altrui. Ah, è come l'altra volta. Venti secondi. Regolari, senza sprint. Tutta in zona 4. Ok, mi siedo. E tolgo. Lascio andare le gambe. Asciugo il sudore e bevo. DJ, cambio. La Tizi, mezzo giro, cambio, scendo. No, ma è sempre attenta, è la Samantha. Avete visto quando ho chiesto? È ammalata anche lei, è vero? Ginocchio al petto? No, lei era ammalata prima di me. Scende, cambio. Su. Scendo. Respirone, ultimo. E fuori tutto giù, bravissimi. Se hai ancora 5 minuti, rendi l'allenamento di indoor cycling ancora più efficace con questi esercizi.